Amici e amiche di Peppe Hightech, bentornati sul canale per un nuovo strepitoso episodio di Watch Dogs Legion. Ma senza perderci in chiacchiere, mi butterei direttamente in azione per scoprire ancora altre cattiverie di Skye Larsen. Andiamo subito, ci rivediamo direttamente in gameplay. Mi raccomando, seguitemi fino alla fine, lasciate il mi piace e anche un commento, dai. Ok, signori e signori, siamo arrivati al palazzo di Bloom. Ora dovremmo riuscire ad entrare qui dentro, magari con il nostro vestito da, ok, da guardia. Possiamo passare. Vediamo un po'. Ok. Ah, no. Vabbè, dai. Ciao. Oh. Niente cosa di scritta, dai. Datemi un bersaglio. Oh. E chiedo di rendere le cose facili. Oh. Zitto, zitto, non è cosa, ok? Bene. Oh, ecco qua la chiave. Richiamo la chiave. A posto. E ce l'abbiamo fatta, ragazzuoli. In verità prima avevo provato a fare zitto zitto con ragnetto, ma non ci sono riuscito. Quindi usiamo le maniere forti. Ora qui. No, qui 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 dobbiamo andare qua, va bene. Interagiamo. E apriamo la porta. Ok, stanno arrivando altre guardie, ma non ci interessa, perché noi ora ce ne andiamo qua. E questa è una cella. Che ci sto a fare qua nella cella? Non ci interessa. Raccogliamo. Oh, che roba è? Oh, le bombe. Ho capito, ma che fai? Mi lanci le bombe. Beh. Ok, passiamo di qua e uccidiamo tutti. Ecco qua. Allarme attivo, coordinate inviate, serve aiuto. Ok. Guardate come si fa a fare. Come si fa a fare chiasso, guardate, guardate. Oh, apriti. Oh no, ho ucciso pure un civile, quello non lo dovevo uccidere. Ok, abbiamo disattivato l'allarme. Ora dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare qui? No? Ah, al piano di sotto, ragazzuoli, piano di sotto. Ci sono delle scale dove scende. Muori pure tu? Ok. A posto. Oppla là, dobbiamo scendere qua giù. E dove si scende? Per dove si scende? Per dove si scende? Ok. Ah. Vediamo un po'. R, controlla. Ok. Dobbiamo provare a scendere. No. No, non si può scendere. Ah, aspetta, aspetta. Eccola. Ok, ok. Ok. Fidiamoci, salterà fuori. Ok. Drone, esegui ricerca. Oh, drone, fatti fatti tuoi. Drone. Oh, devo salire un po' ora. Ho sbagliato piano. No. Ah, ho sbagliato piano. Allora. Opla là, opla là, non lo distruggiamo. Opla là, ok. Ok. Dov'è? Di qua. Qui. Smettiamo di cercare. Ok, dove stai? Dove sei? Ah, qui forse. No, mi dice sotto. Sotto, sotto. Ora è sotto. Dov'è sto server? È qui da qualche parte, è qui. Non riesco a capire dov'è il server. Dovrebbe essere qui.
qui. Ah, eccolo. Oh, eccolo qua. Sì, ce l'abbiamo fatta finalmente. Ok ragazzi, dopo mi è fallita la missione silenziosa, quella rumorosa è andata a buon fine. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Ok. Ok. Sono lieta di mostrare tutto ciò al consiglio di amministrazione. La struttura sarà un'estensione del mio laboratorio di informatica quantistica e ospiterà alcuni progetti che preferisco non affrontare in questa presentazione. Si tratta di una proprietà di grandissimo valore. È come se voi tutti aspettaste che ne facessi buon uso. Larsen è proprio fissata con i laboratori sotterranei. Incredibile. È nostra. Trova un ascensore e va da lei. Entra nel laboratorio quantistico. Bene. Allora, laboratorio quantistico. Entra. Andi qua. E vabbè. Ragazzi, di nuovo. Senza... facendo tanto rumore, entriamo, tanto sono tutti morti, quasi. Non hai l'aria famiglia. Oh, è kamikaze. Un kamikaze. Beh, si fa, io non lo so. Ok, l'ascensore dovrebbe essere di qua. Ah, eccola. Oh, non disponibile se sotto inseguimento. Ah, ok. Perfetto. Ok, quindi dai, devo scappare un attimo e poi rientro. Cerchiamo di entrare ora, non siamo inseguiti. Sperando che questa volta nessuno ci veda. Riusciamo ad entrare zitto. Rischiamo una trappola. Ok, forse questa volta riusciamo ad arrivarci senza problemi. Rischiamo quest'altra. Ok, l'abbiamo fatta ragazzi. Siamo riusciti questa volta fugando le guardie. Dando qualsiasi dubbio nelle guardie. Vediamo un po'. Ah. Ok. Oh, che cervellone gigante. Va bene. Andiamo e vediamo. Ok, laboratorio quantistico. Perfetto. Controlla upload neurale. 90% non basta. Caricamento processore e temperature. Una roba simile tutti i giorni. Cristo, si sta caricando online. Cristo, è a un passo dal diventare immortale, cazzo. Se non blocchiamo quell'upload, non potremo mai più fermare né lei, né il suo progetto dei break. Va bene. Questa roba è inaccettabile. Vediamo se la posso distrarre pure quella guardia. No, ancora no. Non mi devo far vedere. Facciamoci vedere. Così. Guarda se mi fa nascondere. Amica, hai scoperto una miniera d'oro di dati. Recupererò quello che posso mentre tu salvi il mondo. Suggerimenti? L'upload neuronale è reindirizzato attraverso dei computer quantici in questo laboratorio. Se okay. Richieriamo, impediremo a quella psicopatica di diventare un IA di livello inimmaginabile. Ma non voglio farti pressione. Ok, eliminato pure questo. E ora possiamo hackerare tutto. Vai. Oh. Bloccato dal sistema di sicurezza. Andiamo a vedere. Ah, ok. Forse se controllo questo vado meglio. Ok, vediamo un pochettino. Allora qua arriva la corrente, quindi devo fare così.
No, allora questo forse è... E questo qua così? No. No, così. Vediamo un po' qui che cosa... Ah! No, ok. Questi qua non sono mai molto semplici. Ok. No, allora, ah, ecco perché... Ullala! E qua mi ci vuole mezz'ora ora. Eh sì che mi ci vuole mezz'ora. Facciamo arrivare un attimo qua. No. No, allora. Qua gli arriva, qua gli arriva e manca là. Per arrivare qua dovrei fare in questo modo. Questo dovrebbe essere così, così, no? Quest'altra. Così, quello, così. Quello però resta bloccato. Così. Mi ruota quello. Ok, quello potrebbe essere così. Questo è così, però mi serve. Arriva energia qui. Quello arriva qui. Però questo non me lo fa perché gli serve energia là. Per farlo arrivare lì devo fare così, così, sbloccato. Ok. Ok, ora gli devo far arrivare una totta energia qui. No, qua no. Questo qua. Fa così. E gli deve arrivare però anche qui. Quindi. Quindi così. Così. Posso sbloccare. Connessioni deviate. Non è un incidente. Ok, ora devo fargli arrivare la corrente lì sopra. Per fargli arrivare la corrente lì sopra c'è ancora qualcosa che mi sfugge. Aia. Proviamo di nuovo così. Ok, perfetto, ci siamo quasi. Ok. Ok. Blocca. Oh! Sei qui, vero? L'avevo fatta. Non hai ascoltato il mio avvertimento. Ok. Posso andare ora? Sì. Vediamo. Ancora. Dove è bloccato? C'è ancora una parte bloccata. Oh, mamma mia, va va. Arriva ancora la corrente. Ancora bloccato. E com'è che è ancora bloccato? Devo fare ancora qualcosa? Ah, ecco. Era così. Devo fare ancora una cosa. Ora posso. Ok. Perfetto. Ah, mamma mia. Ok. Interagiamo. Vediamo un po' cosa succede ora. Cosa stai facendo? Deviazione accesso memoria. Ah, c'è un altro blocco di sistema, quindi eccolo qua. Questo come lo risolvo? Ah, quest'altro lato. Ullalalalalala. Vediamo un po'. Devo risolvere anche qui un rebus.
Direi proprio di sì. Allora, vediamo un po' pure qua e che cosa dobbiamo fare. Eh sì, ok, qua ci sta, qua ci sta. Allora, dovevi stare alla larga. Stai commettendo il più grave errore della tua vita. Okay. E la pagherai molto cara. Oh, ok. Sblocchiamo pure questo. Basta. Per favore. Perfetto. Prima che sia troppo tardi. Ok, torniamo da lei. E ok, fatto. Ok, posso ora anche quest'altro server. Perfetto. Ok, dobbiamo averli fatti tutti ora. E proprio di sì. Ok. Cos'hai fatto? Riavvia l'upload. No. Avanti, riavvia l'upload. No. Sicurezza al laboratorio quantistico. Sicurezza al laboratorio. Codice rosso. Neutralizza le guardie rimaste. Ah, un giochetto da ragazzi. Ma sì. E dove stanno? Dove sono? Ah, ecco. Mamma mia. E che rinculo che ho quest'arma. Alza la testa. Ok. Fatto. Posso andarmene? Perfetto, affronta Skylassa nella sua camera. Quello che hai visto nel mio laboratorio non mi interessa. Non è altro che la prima fase di un esperimento molto importante. Potrebbe non piacerti, ma devi prendere il futuro della specie. Il cambiamento climatico, rischio nucleare, l'umanità è condannata all'autodistruzione. Ma Daybreak può cambiare tutto. Tu devi aiutarmi a fare il prossimo passo dell'evoluzione spostati. Umana. Salveremo delle vite, possiamo elevarci. Ah... non posso entrare. Oh sì. Oh, sono entrato, sì. Vediamo un pochettino. Ok, ma che, siamo arrivati alla fine del gioco. Eccola la Sky. Guardate dove sta. È uscita fuori di testa. Sep dovuto anche lei. Sta morendo. Hai portato un'amica, vedo. Tutte quelle persone uccise. Le hai torturate solo per salvarti la vita. Sei patetica. Non si tratta di me. Con la nostra mente McCloud, l'umanità può sopravvivere ai disastri naturali. Possiamo essere salvi, liberi e felici per sempre. Non te ne frega un cazzo dell'umanità. Sei una psicopatica viziata che piscia in testa a tutti, sua madre inclusa. Hai ancora tempo per rimediare. Riavvia il mio upload. Lasciami vivere, così continuerò con il mio lavoro. Ehi, non credere una parola di quello che dice. Disattiva il supporto vitale e facciamola finita. Dov'è? Qualunque cosa tu decida, non ti può fermare, e io nemmeno. La scelta è soltanto tua. Dov'è sto supporto vitale, dai? Oh, ah, eccoli qua. Ti prego. Certo. No, ti prego. Ah, sì. Non farmi questo. Non voglio morire. Ok, uno è andato. Dopo le cose che hai fatto, mi spiace. Ottimo. Sono fiera di te. Perfetto. Non ti resta che farti dei selfie col cadavere, ma in fretta, la sicurezza sta arrivando. No, queste cose macabre non mi piacciono. Ok, vediamo ora cos'altro dobbiamo fare. Vai, scappa. Ah, ok. Devo eliminare prima tutte le guardie, ho capito, dai. Posso ora? Sì.
eliminate tutta. Ok, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Kyle Larsen è andata. E ora vediamo che cosa ci aspetta, ragazzuoli. Ok. Bella pure questa animazione della Bloom. Ok. Sì, pure a te. Ok. Oh! Che piazza una granata! No! No! Oh, mi sono fatto arrestare l'ultimo a tutto! Devo finire di combattere! No! Oddio, pure a te, guardia di Albion! È il secondo o terzo che mi arrestano? Chi è? Ah, lei è libera! Io siamo di nuovo lui! Io lo voglio! Oh, il ragazzino mi è simpatico! Ok, ragazzoli! Sono stato arrestato! Dai, ah. L'ho fatto arrestare. Ho dovuto uccidere le guardie. Pazienza, prima o poi la libera. No? Prima di te, okay. Ha eletto a suo domicilio una cella di Albion. Gli affitti a Londra sono diventati così alti. Sta tranquillo, coso. Me ne occupo io. Ehi, che è successo là sotto? Niente. È finita. Sky Larsen è morta. Era ora, cazzo. Una bugiarda in meno al mondo. Sì. Eppure. Non riesco a smettere di pensare alle IA che ha creato. Lobotomizzate, schiavizzate. Merda. Siamo tutti assieme. 404 e DedSec. Ok. Niente ci fermerà ormai. Va bene. Non diventiamo sentimentali. Questo è un rapporto professionale. Manteniamolo tale. Ok. Ci si che vede? Facciamo? È una missione? Ah, missione completata. Ok. E ora? La nuova missione è questa, vediamo nel prossimo episodio. Capitolo 404 completato. Affari di famiglia. Perfetto. Ok. Nell'ultima puntata delle avventure del detective Bagley e dei suoi quasi utili aiutanti umani, abbiamo scoperto che un genio miliardario della tecnologia e un incallito guerrafondaio hanno tramato ai danni di moltissime persone innocenti. Un incredibile colpo di scena, lo so. Parlando di elementi sospetti, la vendita degli schiavi di Mary Kelly è imminente. E inoltre abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da una caffetteria. Che strano. Forse non andava il wifi. Hai anche informazioni utili, Bugs? Beh, ovviamente ci sarà dell'altro, ma dovevo fare una battuta, altrimenti non mi avresti ascoltato. Ho indicato entrambe le piste sul tuo optic. Ok, quindi... ho questo, star del cinema... No... Reclutare, no. Allora, l'informatore Sears basta con l'asta. Ah, io farei questa qua, direi. Sì. Però la vediamo nel prossimo episodio. Sì, capitolo che è iniziato giù nel dark web. Lo vediamo nel prossimo episodio. Aspetta, Bagley avrà qualcosa da dire? No? No, va bene, amici e amici. Ho monitorato la rete dei droni. Mary Kelly si è decisa a mandare gli inviti per la sua vendita di schiavi. Ok. DedSec, qui Caitlin Lau. Mi affido a voi. Hackerate uno di quei droni e scoprite dove si terrà la vendita di quei poveretti con il microchip. Questa storia deve finire. Avete finito tutti quanti di parlare? Stavo dicendo, allora, amici e amiche di Peppe Hightech, questa missione... Ciao, la miseria. Mi sa che mi stai contagiando, perché ho solo voglia di dire... Ottimo lavoro. Sono felice di potermi fidare. Potete usare gli Hub 404 e completare gli incarichi. Io sarò là fuori a fare ciò che è giusto. E spero di rivedervi presto. Ok, abbiamo... Ci si vede. Abbiamo finito. Allora, stavo dicendo, amici e amiche di Peppe Hightech, questa missione la vedremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate like, aspetto un vostro commento e alla prossima. Ciao a tutti.